Buongiorno, abbiamo con noi Mino Grossi, segretario provinciale della UIL di Cremona, al quale chiediamo di fare il punto su due questioni di interesse locale. Prima questione, la vicenda della discarica di amianto di Cappella Cantone, la seconda, lo stato della crisi e dei provvedimenti che possono essere assunti. Prego. Per quel che riguarda la discarica di Cappella Cantone, noi abbiamo riconfermato anche come UIL, il sindacato unitariamente, la posizione che già assumemmo a suo tempo, oltre un anno fa. Non siamo disponibili a raccogliere quello che riguarda l'amianto che c'è in Lombardia, a caricarlo su Cremona. Non ha senso per diverse ragioni. La prima più importante è quella che noi siamo destinati, definiti, previsti come una grande filiera agroalimentare che c'è presente oggi, ma come per noi è un grande fattore di sviluppo. E questo va evidentemente in contraddizione con una scelta di questa natura. Per ovvie ragioni, insomma, per come è fatta la nostra provincia, per come è forte l'agricoltura, per la grande trasformazione alimentare che sono fortemente presenti con incidenze molto più alte rispetto ad altre province lombarde. Dopodiché non significa che noi non siamo in discussione, disponibili a ragionare per accollarci ciò che è di nostra esigenza, disponibilità di quello che riguarda l'amianto locale, che è su dimensioni molto molto inferiori rispetto alle previsioni che sono state fatte. Quindi siamo in sintonia con le opposizioni che ci sono, con le scelte di opposizione che ci sono su questa scelta. Scusate, per ciò che riguarda invece l'elemento della crisi, noi abbiamo dei dati di riduzione significativa della cassa integrazione della nostra provincia rispetto allo scorso anno. Prendendo il primo semestre di quest'anno con il primo semestre dello scorso anno, la riduzione è significativa, è importante. Ciò non toglie che i problemi rimangono anche in modo significativo. Cresce nelle casse integrazioni, mentre si riduce l'ordinaria e si riduce la cassa integrazione, quella in deroga, quella per le piccole aziende, aumenta la cassa integrazione straordinaria, cioè quella destinata alle aziende che dichiarano una crisi, che hanno legittimato una situazione di difficoltà molto forte. Questo è pericoloso, vuol dire che rispetto alla crisi di mercato alcune aziende non stanno in piedi, non vedranno il futuro. Questo vuol dire lavoratori che vanno in mobilità e grandi difficoltà. Per questo, mentre il dato generale della cassa è in riduzione, questo elemento è molto preoccupante. Per questa ragione stiamo lavorando insieme alle istituzioni e alle forze economiche per mettere in campo tutti i fattori necessari per intervenire su questa cosa. Ad esempio, venerdì mattina abbiamo la riunione di un tavolo che abbiamo costituito in paese per le politiche attive sul lavoro. Questo è il termine di legge, vuol dire muoversi termini forti per affrontare le crisi, facendo tutte le politiche che riguardano i lavoratori, per sostenerli all'interno delle imprese, per fare formazione perché possono andare da un'impresa all'altra, iniziative importanti che stiamo continuando ad affrontare in termini unitari. Venerdì ad esempio affronteremo il tema del Casalasco, che ha una situazione difficile, abbiamo 3-4 aziende proprio in crisi, no? Che sono in difficoltà, metalmeccaniche e dell'edilizia. Poi passeremo ad affrontare il Casalasco, cioè scelte di politica fatte a livello territoriale per affrontare con decisione questi problemi e cercare di agganciare quella crisi molto debole e molto flebile che c'è ancora e che sta un po' attraversando il nostro paese. E la vicenda Tamoil a che punto è? La vicenda Tamoil, stanno procedendo i passaggi previsti dall'accordo, quelli che riguardano i lavoratori che ci sono all'interno. Ovviamente abbiamo dei confronti con loro per affrontare cosa significa la cassa integrazione straordinaria, la mobilità. Stanno iniziando le iniziative di bonifica dell'impianto e poi ovviamente da settembre cominceranno questi processi ad andare avanti e dal gennaio del prossimo anno ovviamente usciranno i lavoratori. Abbiamo fatto i primi accordi interni con la Tamoil per la ricollocazione di alcune delle 70 persone, 80 che rimarranno, ad esempio quelli del laboratorio. Quello che dobbiamo fare adesso è attivare un tavolo che abbiamo previsto nell'accordo da mettere in piedi quest'anno, che è fatto fra Ministero, Regione e Forze Economiche e Sociali Cremonesi, per tentare poi rispetto alle 70, 80, 90 persone che o non hanno ricollocazione dell'azienda o che non hanno trovato altro lavoro esterno oppure che nel periodo di mobilità più la cassa integrazione non vanno in pensione, per ricollocarli nelle altre imprese cremonesi. Questo è un tavolo che apriremo dal mese di settembre-ottobre per cominciare un confronto con queste cose. L'altro elemento interessante è un documento su cui stiamo ragionando con l'amministratore provinciale e l'associazione industriale per lavorare per l'area di reindustrializzazione. Ovviamente è un processo più lungo perché richiede la bonifica dei terreni e poi fare processi di insediamento ulteriore. Abbiamo visto positivamente che ad esempio per l'area esterna le canottiere stanno iniziando confronti con interventi finanziari della Tamoil, quindi nel rispetto degli accordi che abbiamo preso per
la bonifica, questo poi deve avvenire dei processi interni per fasi di reindustrializzazione. Sono elementi importanti che devono continuare non solo per quest'anno ma anche nel prossimo anno, perché sono processi ovviamente lunghi. Bonificare, la dico con una battuta, quello che si ha sbonificato per 20 anni ci vuole un po' di tempo e non si fa in un mese. L'importante è che arrivino i finanziamenti da parte del poi, e mi pare per quel che riguarda le fasi esterne stanno arrivando. Benissimo, grazie.